medicina 33. Bere alcol in gravidanza, anche in piccole quantità, provoca malattie nel bambino che durano tutta la vita. La regola è una sola: zero alcol in gravidanza e anche quando si pensa di avere un bambino. Il servizio di Lidia Scognamiglio. Cosa ha pensato la prima volta che l'ha vista? No, davvero mi sono spaventata, perché mi avevano detto che avrei incontrato un bambino di 2 anni e invece ho visto quasi un neonato. E ho immediatamente notato che il bambino aveva dei problemi. Francesco soffre di sindrome fetoalcolica, vuol dire che la madre durante la gravidanza ha bevuto una quantità di alcol tale da provocare al feto questa patologia. Da 7 anni Maria Domenica è la sua nuova mamma, l'ha accolto tra le sue braccia salvandolo da un orfanotrofio della Russia. La sindrome fetoalcolica è una malattia del feto provocata dall'uso di alcol durante la gravidanza da parte della mamma. E in conseguenza di questo, quando il bambino nasce, è un bambino piccolo, con una faccia particolare, delle malformazioni degli organi interni e soprattutto un ritardo mentale lieve. Questo ritardo mentale dura tutta la vita ed è il ritardo mentale acquisito più comune, che quindi si potrebbe completamente annullare senza bere durante la gravidanza. Il volto della sindrome fetoalcolica è per molti ancora sconosciuto. I tratti somatici non sono sempre riconoscibili, i disturbi mentali e comportamentali vengono facilmente confusi con altre patologie come l'iperattività. In Italia è ancora bassa la consapevolezza di non consumare alcol durante la gravidanza. A volte si dice un bicchiere di vino non fa niente. Questo dà una certa tolleranza, ci fa pensare che possiamo bere dell'alcol in gravidanza. Invece, siccome non sappiamo la quantità minima di alcol che non avrà nessun danno sul feto, il messaggio è zero alcol durante la gravidanza e quando si pensa di avere un figlio. Difficile conoscere il numero dei casi, studi parziali confermano la presenza di questi disturbi, ad esempio nel Lazio, nel 6% dei bambini, cifre che in alcuni paesi possono più che raddoppiarsi. Ricordiamo tutti i bambini che vengono adottati dai paesi dell'est, dagli orfanotrofi dei paesi dell'est. Uno studio internazionale ci dice che il 90% di questi bambini è affetto dalla sindrome fetoalcolica. Le donne che hanno problemi e che poi lasceranno i bambini negli orfanotrofi bevono in gravidanza e i loro figli sono affetti da questa sindrome. Ci sono però alcuni campanelli di allarme che possono aiutare i genitori a identificare il problema. È bene rivolgersi a un medico se ci si accorge che il proprio bimbo cresce troppo poco, se ha problemi nel linguaggio o deficit di attenzione. La diagnosi precoce è fondamentale perché prima si comincia a fare la riabilitazione, mediante la logopedia, la psicomotricità e tutti i procedimenti di terapia psicologica di questi bambini, migliori saranno le prestazioni a distanza, perché questo tipo di malattia dà delle disabilità primarie, che sono quelle legate al ritardo, agli organi malati, eccetera, le quali però comportano poi delle disabilità secondarie in età adulta, e quindi è chiaro che prima si interviene, più è probabile che da grandi non avranno questi problemi. I cambiamenti sono stati notevoli perché il bambino non parlava, ha iniziato a parlare, non camminava, ha iniziato a camminare e soprattutto ha incominciato anche a svilupparsi fisicamente, quindi non solo da un punto di vista psichico ma anche da un punto di vista fisico i risultati sono stati importanti.